Sarà probabilmente l'unica ma sostanziale novità dell'imminente sfida con l'Inter. Alberto Aquilani è pronto al debutto, sedotto da Oddo, ha dichiarato l'ex Roma alla Gazzetta dello Sport. A parlarne in toni entusiastici il suo compagno di squadra, Alessandro Crescenzi. Alberto è un giocatore devastante. Quando facevo il settore giovanile della Roma, lui era in prima squadra e già era fortissimo. Sicuramente adesso ha acquisito anche tale esperienza, quindi è un giocatore che può fare la differenza. A proposito, finora poco spazio per Crescenzi, che tuttavia non demorde. È normale in Serie A, c'è concorrenza e ci sono grandissimi giocatori, ma in ogni reparto. Io però non mollo nulla. Senti Alessandro, seppur per pochi minuti, sono arrivato a una partita interna col Napoli, no? Hai esordito e quindi hai riassaporato la gioia di giocare in Serie A dopo 7 anni, se non vado errato. Sì. Ecco, è stata una bella emozione, soprattutto per questo, immagino. No? Sì, è stata una bella emozione, però diciamo non l'ho sentita più di tanto. Non so perché, anche giocavamo col Napoli, quindi però ero abbastanza tranquillo e sono contento dei pochi minuti che ho fatto, però è normale che voglio giocare, è normale, penso come tutti, e vogliono giocare di più. Ed ora esame Inter per i biancazzurri, dopo Napoli e Sassuolo, un'altra grande sulla strada del Pescara, sebbene in difficoltà. Un periodo non brillantissimo, sempre l'Inter, e ha delle individualità importantissime, e penso questo lo sappiamo tutti. Dovremo stare molto attenti agli uno contro uno, è una squadra individualmente fortissima secondo me, tra le prime della Serie A. Secondo me stiamo giocando benissimo, quindi l'importante è continuare in questa direzione sperando di vincere o di portare a casa qualche punto.